Ma nel contesto di questa pandemia, ovviamente, noi verifichiamo tutti che c'è una sorta di portare doni al tabernacolo dell'ospedale in tutti i modi possibili e immaginabili. Questo in qualche modo e per qualche cosa può anche essere ragionevole per alcuni aspetti, ma non è certamente ragionevole nel suo complesso. Allora questa occasione della pandemia credo che potrà essere estremamente importante per a posteriori fare un bilancio di, appunto, di quanto è stato investito verso qualche cosa e quanto è stato investito verso altro, come sono state distribuite e indirizzate le risorse, su cosa si è premuto l'acceleratore con anche in termini parossistici, se è stato corretto questa accelerazione in quella direzione o se questa accelerazione è stata assolutamente squilibrata. Quello che a me viene in mente è quantomeno quella, la seguente cosa, che attraverso questa storia la comunità, la gente, noi tutti, insomma, no? I cittadini, come dire, stanno accumulando un credito importante nei confronti dello Stato. Credo che abbiamo ceduto una parte di libertà per un periodo, speriamo, troppo lungo, abbiamo pagato un prezzo di libertà e adesso chiediamo in cambio qualche cosa. Questo qualche cosa non può essere altro che un grande salto in avanti in termini di giustizia sociale e di equità. È necessario che vengano creati dei sistemi a livello locale che in qualche modo svolgano le funzioni pubbliche rispetto alla salute della gente, alla salute di tutti, alla salute pubblica. Il sistema di salute, o è il sistema di salute pubblica o non è. Allora, se il sistema di salute pubblica deve essere immaginato ovviamente a livello locale, una scala appropriata in cui un sistema di salute possa contenere quasi tutti o tutti i complessi di prestazioni che ragionevolmente possono essere erogati o che scienza, tecnica, sapere, coscienza ci dicono che possono essere messi in campo. Dentro un perimetro di quel genere, un'organizzazione pubblica può allestire e allertare praticamente tutto quello che sa e dovrebbe mettere in campo tutto quello che esiste, sia di direttamente pubblico, sia di indirettamente pubblico, cioè di convenzionato col pubblico, sia anche di privato, che però comunque va indirizzato, perché le risorse vanno indirizzate anche quando sono di carattere privato, in questa dimensione, in questa cornice. Esistono sistemi di questa natura, ma sono segmentati, sono spezzati, e c'è una situazione nella quale i poteri più forti dominano il campo e i poteri più deboli soccombono anche quando in realtà sono portati.